Riprendiamo il viaggio. Andiamo in direzione di Kimberley, la città famosa per i diamanti. Le strade sono comode, possiamo fermarci di rado. Una breve pausa la facciamo nel villaggio di Victoria West. Siamo in una zona ricca di fattorie, la terra è fertile. Come sempre, con i nostri camion colorati e rumorosi, attiriamo l'attenzione dei bambini che da ogni parte vengono verso di noi per curiosare. Quando ripartiamo, c'è quasi tutto il villaggio riunito per salutarci. Cala la sera. Gli autisti sono in vena di scherzi. Franco, mentre ci riforniamo di gasolio, si mette ad ascoltare la registrazione di un giornale radio di qualche mese prima. Siamo immediatamente incuriositi da quella trasmissione, che suona così familiare e allo stesso tempo strana, perché ci troviamo nell'emisfero opposto a quello dell'Italia. Qualche altra battuta di spirito e qualche risata ci accompagnano a dormire, sotto una mezzaluna che stasera sembra più vicina del solito. Arriviamo a Kimberley, la città dove nel 1870 si scoprono i primi giacimenti di diamanti del Sudafrica. Città nata naturalmente intorno alle miniere, dopo che si scatena la frenetica caccia alle concessioni per poter estrarre le pietre preziose. Fino a 50.000 persone si trovano a lavorare tutte insieme in un fazzoletto di terra. L'estrazione dei diamanti prosegue ancora ai giorni nostri. La città si chiama così dal 1873, in onore del segretario di Stato britannico per le colonie dell'epoca. La storia breve ma intensa di Kimberley è ben illustrata dal Museo delle Miniere, dove vengono conservati macchinari e strutture d'inizio secolo e dove si trova il cosiddetto Big Hole, ovvero il grande buco. Si tratta infatti di una fossa profonda 800 metri, dalla quale si ritiene siano stati estratti 14 milioni di carati di diamanti, cioè 3 tonnellate di pietre preziose. E allora, perché non provare anche noi l'avventura dei cercatori? Assolutamente presi dall'atmosfera del luogo, decidiamo di raggiungere una miniera e tentare la sorte. Prendiamo un secchio di pietre e terra macinate, dal quale potrebbe uscire il colpo fortunato. Non siamo i soli a giocare ai minatori. Quasi tutti coloro che vengono a Kimberley desiderano sperimentare il brivido della ricerca. È divertente notare, mentre ci si aggira fra gli inesperti minatori, che ognuno sviluppa una tecnica personale nell'attenta ispezione della terra. Naturalmente non abbiamo trovato un diamante, ma è stato divertente lo stesso.